Ringrazio la dottoressa Bonavita Dorian, segretaria generale della CISL Campana. Qualche sua considerazione? L'ha soddisfatta la lettura di questo libro o l'ha trovato troppo storiografico? O Allora, l'ho proiettato verso il futuro? Ecco, insomma, questo voglio. trovato sicuramente stimolante in prima battuta perché mi incuriosiva capire e comprendere cosa di nuovo si potesse dire di questi tempi sui cattolici, sulla politica, dove C'è abbiamo frammentazione. assolutamente frammentazione, abbiamo idee che sono trasmigate da destra a sinistra, da sinistra a destra con grande facilità, ideologie, e le persone sono sicuramente meno votate a farsi rappresentare. E questa è una critica che faccio anche ai corpi intermedi, quindi alla fine la lettura mi ha sicuramente appassionato, i riferimenti poi storiografici aiutano ad ampliare poi le conoscenze, ma è la finalità, è l'obiettivo, è l'utopia che Franco mette in campo che mi affascina. Lei me la esteriorizza un attimo questa Allora, utopia in due parole? abbandonata l'idea, la vocazione, ambizione di mettere su un movimento, un partito, quindi comunque, ma una chiamata raccolta alla consapevolezza dei cattolici popolari, ovunque essi siano, nelle istituzioni, nella politica, nelle associazioni, nel mondo della società civile, perché facciano tre cose, a mio avviso. Che salto Assumino. devono fare? Devono fare un salto di consapevolezza, prendere coscienza di quelli che sono i valori fondanti, la loro, la nostra identità, anche culturale, quindi dottrina sociale della Chiesa e tutti quelli che sono i principi della solidarietà, della sussidiarietà, del bene comune, della dignità delle persone. Seconda cosa, devono riaffermare un'identità, senza avere paura o soffrire dei mal di pancia di qualcuno, delle ghettizzazioni che qualcuno può mettere in campo. E terza cosa, devono agire, passare con coraggio a fare ognuno nel proprio campo quello che è giusto fare per superare i personalismi sfrenati, Insomma, nello stile di Papa Francesco, nello insomma. stile di Papa Francesco, che auspica e auspicava al nostro congresso di essere profeti e visionari. Questo non significa non avere una visione, significa avere una visione oggi del mondo che sarà. Altrimenti rincorreremo sempre più un cambiamento che ci anticipa nel tempo e che non ci consentirà di guardare ai nostri giovani che vanno via e agli anziani che vanno via anche loro, perché vanno a godere di una pensione nei luoghi dove la tassazione è più bassa. La ringrazio, Grazie grazie della a lei. sua essenzialità. Ho il piacere di avere il dottor Angelo Picariello, giornalista dell'Avvenire. Sì, dunque il libro di Franco Vittoria è interessante perché accende i riflettori su un periodo forse poco trattato dell'impegno dei cattolici, perché noi siamo soliti andare, soprattutto ultimamente, al contributo dei cattolici alla stesura del testo costituzionale, il cosiddetto codice di Camaldoli che anticipò un po' alcuni contenuti della centralità della persona poi trasferita in Costituzione, il codice di Camaldoli che è stata una cosa molto tempestiva e importante perché non era ancora caduto il regime e la Chiesa praticamente ai massimi livelli si preoccupò di radunare un circolo di intellettuali per porre le basi di quello, del regime democratico che si sarebbe dovuto costruire di lì a poco. Ma di questo non si parla. Nel libro di Franco Vittoria si parla di tutta la fase precedente, da dove venivano i cattolici. Venivano dalla fase di un non impegno, del non expedit successivo alla questione romana del 1870, venivano dalla Rerum Novarum di Leone XIII, che ha aperto la dottrina sociale della Chiesa, ha risposto 43 anni dopo al manifesto di Marx, con una ricetta del tutto diversa, ma senza trascurare la necessità di porre una questione operaia, cioè di dare a chi viveva in
quella macchina infernale che aveva creato la rivoluzione industriale, una speranza che non fosse quella della rivoluzione, cioè quella sostanzialmente di un odio sociale. Ecco, appunto, la risposta è la centralità della persona, che è il filo conduttore un po' di tutto il lavoro di... Altre due ragioni per cui leggere questo libro? Ma diciamo è molto interessante guardare in chiaroscuro e in parallelo le figure di Sturzo e De Gasperi, perché c'è una situazione molto delicata nel 1921 in cui De Gasperi da deputato insieme agli altri parlamentari del Partito Popolare sostengono il primo governo Mussolini e Sturzo ne trae grande disagio, c'è pressione di Mussolini sul cardinale Gasparri perché venga allontanato dal Partito Popolare, poi Don Sturzo finisce in esilio, ma ben presto l'idea del Partito Popolare di poter ricondurre Mussolini a un'idea di rispetto della democrazia si rivela del tutto infondata. E De Gasperi a sua volta nel 1927 viene arrestato, la condanna viene lievemente ridotta grazie all'intervento del Vescovo di Trento e lui inizia a lavorare alla Biblioteca Vaticana. È lì che Sturzo e De Gasperi si riconciliano, sia pur l'uno in esilio e l'altro in qualche modo confinato. Quindi un libro che fa tanta chiarezza, insomma. Confinato in una zona extraterritoriale in Vaticano, e c'è una bellissima lettera che cita Franco Vittoria in cui sostanzialmente De Gasperi e Sturzo si riavvicinano e pongono le basi di quello che verrà dopo. Grazie, buon lavoro, grazie.